il primo servizio di Mondo Custom è dedicato alla storia di un furgone famoso, il pulmino Volkswagen, furgoncino Volkswagen T1. Grazie al racconto di Massimo Tentore, aiutato da immagini di repertorio, andremo a scoprire quelle che sono state le caratteristiche che hanno reso questo veicolo commerciale utilizzato in tutto il mondo, in innumerevoli tipologie di trasporto, da quello del latte a quello del carburante all'interno di aeroporti, o il servizio postale o il servizio taxi, fino ai giorni nostri con la trasformazione in camper oppure l'utilizzo per ride decisamente impegnativi. Nato alla fine degli anni 40 da un'intuizione per averlo visto come mezzo di trasporto e di derivazione del maggiorino, andremo a capire tutte quelle che sono le sue peculiarità con aneddoti e il racconto di Massimo Tentori del T1. Bentrovati, in questo nuovo appuntamento vi voglio parlare di un riuscitissimo prodotto della Volkswagen, anche lui derivato dal famoso maggiolino, il tipo 2, quello costruito tra il periodo 1950 e 1967, conosciuto ai più come T1. Durante la guerra erano stati realizzati vari mezzi per il trasporto, derivati più che altro da veicoli già esistenti, però erano un po' poco pratici per via della loro meccanica un po' ingombrante. Presso la fabbrica Volkswagen era in uso, per la movimentazione dei materiali, uno strano veicolo, il Plattwagen. Era una sorta di piattaforma mobile con volante e comandi in posizione molto arretrata. Certo che ebbe proprio una bella idea Benpon, che era il primo importatore per il mercato olandese della Volkswagen, quando nel 1947, sul suo prezioso taccuino con poche linee, disegnò quello che a breve sarebbe diventato il pulmino ed il furgone più diffuso e più famoso della storia. Benpon in quel periodo vide molto interessante questo Plattwagen e suggerì ai dirigenti della Volkswagen di carrozzarlo e motorizzarlo con la meccanica già esistente del maggiolino. Inventò così un piccolo furgone utile per il trasporto di qualsiasi materiale. Il progetto tipo 2 Transporter Volkswagen vide la luce il 12 novembre del 1949. I primi prototipi utilizzavano il pianale del tipo 1, il maggiolino, ma per problemi torsionali, anche se venne rinforzato, era inadeguato. Venne quindi realizzato un progetto specifico. Le consegne del tipo 2 Transporter Volkswagen iniziarono soltanto a marzo nel 1950. Dotato in origine, come dicevo, del medesimo 4 cilindri boxer posteriore raffreddato ad aria di 1131 e 25 cavalli, seguì tutte le evoluzioni tecniche del maggiolino, comprese le variazioni di cilindrata, prima 1200 cc e in seguito 1500 di cilindrata. Il successo del Transporter Volkswagen fu immediato, grazie anche alle sue doti di robustezza, semplicità, economia d'uso e versatilità. Tra l'altro, gli utenti di lingua tedesca iniziarono a chiamarlo affettuosamente Bulli. Ben presto divenne un mito generazionale, soprattutto nelle versioni più lussuose come il Samba Bus, che aveva vernice bicolore, tetto apribile e vetri panoramici. A partire dalla fine degli anni 50 divennero i mezzi di trasporto ideali per qualsiasi utilizzo. Thank you.
versione camper realizzato da Vestfalia decretò la moda del campeggio motorizzato, che prima era solo esclusivo di roulotte e di tende canadesi. Negli anni 60 il bully era anche il mezzo per eccellenza degli hippie e dei figli dei fiori, e consentiva infatti di viaggiare in compagnia. Per la classe media americana risultava anche economico nei consumi. Questo fu uno dei tanti motivi per cui i giovani lo preferivano rispetto ad altre auto americane ben più grosse. Robusto e affidabile, lo stesso accade anche in Europa ed io stesso ne sono un felice possessore da molti anni. Nei primi anni 80 realizzai con un furgone un piccolo camper con il quale girammo mezza Europa, con l'indimenticabile windsurf sul tetto. Hit the beach. Volkswagen T1 fu prodotto fino al 1967 in quasi 1.800.000 esemplari, un successo planetario senza precedenti, anche per via di una fitta rete di assistenza in tutto il mondo. Oggi, per meglio distinguerlo dai modelli successivi, viene definito anche split, che è tra l'altro la contrazione di split screen, per il caratteristico parabrezza diviso in due vetri. La sua semplicità di manutenzione ed uso, ereditata dal maggiolino, ne decretarono un grande successo commerciale. Si poteva avere il pulmino nelle varie versioni, forse la più diffusa era quella 7, 8, 9 posti, addirittura con 21 o 23 vetrini. Per i commercianti, gli artigiani, c'erano svariate possibilità di personalizzazione, come il furgone, il camioncino e anche il camioncino doppia cabina, molto, molto particolare perché poteva trasportare persone e anche cose. Verso gli anni 80, di questi vecchi pulmini, ormai se ne trovavano tantissimi anche in demolizioni. Io ne trovai uno in Sardegna, un Samba Bus del 1965, che ormai in pessime condizioni riuscì comunque a restaurarlo 30 anni fa. Poi di seguito trovai anche un camioncino abbastanza raro, un doppia cabina, costruito nel 1967, una delle ultime versioni, che tra l'altro ho usato molto per trasportare tante cose e anche persone, amici. Il Volkswagen T1 dal parabrezza diviso oggi ha raggiunto quotazione da capogiro ed è molto ricercato da collezionisti in tutto il mondo. Aggiungo che sono disponibili ormai quasi tutti i ricambi di carrozzeria, quindi uno potrebbe tranquillamente ricostruirne un esemplare perfetto partendo da zero. Al T1 hanno seguito poi vari altri modelli più aggiornati come il T2, il T3 fino al 6, per ogni modello appunto, e in tutte le sue varianti, ma magari ne parleremo più avanti. Siamo giunti anche alla conclusione di questa puntata. Con l'occasione voglio ricordarvi che questo, il pulmino Volkswagen, rimarrà per sempre nella storia della motorizzazione mondiale. Ciao, alla prossima volta.
Un saluto da Mondo Custom e NeuroTV a tutti gli appassionati di motori, che siano due ruote o quattro ruote, qualsiasi sia la tipologia di veicolo a cui voi siete legati, dal motorino elaborato all'auto modificata al pick-up che corre nel drag race, noi siamo con voi. Ed è per questo che da settimane stiamo postando nel nostro programma dei video registrati di amici e fans da tutto il mondo che ci raccontano come stanno superando questo momento di limitazione nell'utilizzo del proprio mezzo. Ed è per questo che oggi abbiamo voluto fare di più. Abbiamo condiviso noi un video di un personaggio famoso, Mr. Orazio Pagani, che non ha bisogno di presentazioni, costruttore di supercar, che ci racconta come sia importante mantenere sempre viva l'emozione, anche soltanto accendendo l'auto in garage o la moto, o riguardando la collezione o utilizzando dei gadget che ci ricordano il logo per il quale noi siamo legati. E direi a questo punto di lasciarvi al filmato di Mr. Orazio Pagani e magari vederci anche come corrono queste Pagani grazie ai video di Andrea McQueen Monaco. Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti gli amici. Bene, questo è un momento particolarmente difficile che stiamo attraversando in tutto il mondo e dobbiamo cercare di conformarci a quelle che sono le leggi, a quello che ci viene richiesto dai nostri, dai diversi governi. E nel frattempo dobbiamo cercare comunque di continuare a vivere, di continuare a sognare. E il motivo di questo incontro con tutti voi è quello di parlare delle cose che amiamo, in questo caso la passione per le macchine. E l'automobile di solito dorme nel garage, che sia piccolo, grande, che ci sia soltanto un motorino, una bicicletta, un giocattolo oppure un'automobile di qualsiasi tipo. L'importante è questo posto che ci aspetta a noi, delle volte silenzioso, dove noi arriviamo per incontrare le cose, i giocattoli e le cose che amiamo. Qua dietro vedete questa Jaguar E-Type e vi racconto la storia. Quando ero un ragazzo che avevo circa una decina d'anni, allora io abitavo, sono nato in Argentina, a Casilda, che è una piccola città della Pampa argentina, dove non si vedevano le macchine, delle macchine europee, delle supercar, macchine di questo tipo. Però c'era un signore della mia città, signore benestante, che aveva una Jaguar esattamente uguale a questa, una Jaguar E-Type del 63. E io ero un ragazzino e sapevo quali erano gli orari dove lui più o meno si muoveva, e aveva una casa in centro alla città e un distributore di benzina fuori della città. Perciò io mi mettevo lì fuori, andavo con la mia biciclina, una biciclina con le ruote alte 24 pollici, e gialla, e mi mettevo lì fuori a aspettare che lui venisse fuori. No? Quando lui veniva fuori, si apriva il garage, veniva fuori con questa macchina, per me era una cosa indescrittibile. E poi lui partiva come un razzo e io ci andavo dietro, che logicamente non lo potevo mai raggiungere, però sapevo che parcheggiava in un posto e poi stavo lì per delle ore a girarci attorno a questa macchina. Perciò questa macchina mi ha sempre generato un sacco di emozione. Arrivando in Italia nell'84, 83-84, comprai il modellino bellissimo della Burago, che era proprio esattamente come la macchina. Poi ho avuto la grande fortuna di poter comprare anche, di poter avere anche la macchina vera già più di 25 anni fa, però ancora quando ho questo modellino in mano, infatti ce l'ho nel mio ufficio, per me è la stessa emozione ancora prendere il modellino in mano, che quando l'ho comprato avevo solo i soldi per quello, che avere la macchina vera. Non è che avere la macchina vera mi genera più emozione, amo avere questo modellino. Perciò questa idea, questo racconto che vi ho fatto del garage, mi piacerebbe che voi lo inserite nei nostri social e raccontando le vostre avventure, e i vostri sogni, le vostre cose. Che ripeto, non ha importanza
diciamo, il valore dell'oggetto, ma quello che uno sente. Cioè non c'è, in estremi non c'è una cosa brutta o bella, ma diventa bella o brutta davanti agli occhi di chi li guarda. Perciò, se queste cose ci generano emozione, dai, mettetele dentro che noi saremo super felici di pubblicare le vostre cose. E ultima cosa e poi vi lascio. Questa è la mia macchina preferita come macchina da corsa da tutti i tempi, la Porsche 917. Ne ho più di 120, piccoline, grandi, slot machine. Questa è l'ultima che ho preso. Allora, ogni mattina io faccio colazione con un modellino della 917 e con una tazza della 917. Ne ho diverse e perciò prendo quella che me la sento quella mattina lì. Un giorno una della Gulf oppure altre. E c'è una cosa bellissima quando faccio la colazione con la tazza, che quando finisco di bere il tè che c'è dentro, come adesso, mi trovo sotto la bella scritta Porsche 917. Queste sono emozioni che possiamo vivere e che sono alla portata di tutti noi, in un modo o in un altro, no? Allora, adesso mettiamo in moto la macchina ed è la stessa cosa che vi chiedo anche a voi fare. Che sia la macchina, che sia il motorino, quello che è. L'importante è fare un po' di casino. Apriamo anche qua, così fa ancora più fuori. Shirley e i ragazzi del club si sono radunati in una fresca mattinata portando con sé dei gioiellini. Vedremo delle Shelby, delle Mustang, ma direi di lasciarvi con le immagini di Nets dall'Australia. Hey guys, here we are in the sunny, was sunny for a minute, Melbourne by Neuro TV, and here we are at the Victorian Mustang casual get together. Thank you. Chili get together, and here are some of our club members. Say hi, guys. Hi. Yeah, no, it's great to be out here with the Victorian Mustang Club and some of our members here, enjoying the very chilly morning here. So yes. So when you breakfast. Yes, an invitation there, Dorothy. Yes. To who? I'll cook the eggs. For Manuela, for Roberto, for Felix. For Brazil, beautiful. Roberto, America. What about Roberto? Roberto coming over. Roberto, yes, come on, over. Come on down. Yes, come on down. We've got probably about 60 cars on this fairly chilly morning here in Australia. And yeah, look, it's a great view. Absolutely. And hi from Italy. Hi, Manuela and Roberto. Always great supporters here in Australia. Hi to Terry out there in America, doing a great job at Carlisle as well too. It's beautiful. I'll show you a little bit higher here, and great view out here of the vehicles. And this is Brian's beautiful 66 GT350 Hertz model. And yeah, she's beautiful, absolutely gleaming here. So as you can see, and I'll just take you into the interior side of things as well too. And beautiful car. Here we have, this is the ex Bob Gaines or Robert Gaines 67 Shelby GT500. This is a gold award winning car when it was in America. This is a later model Shelby as well too, with the 10 spoke wheels. And the outboard lights, as you can see, so later model with the outboard lights.
fantastic looking car. Hi Sharon, how are you? Hey, how are you? Hey, hi Sharon. How's things? So as you can see, beautiful, good view here. This is just a casual get together. This is the second day of winter here in Melbourne. We had about 3 degrees overnight, but now thank goodness the sun's come out. And I'll just show you the couple of Mustangs here as well too. I'll get over this side here a little bit further. Couple of more cars here. They're just coming in from everywhere. A 70 model Mach 1 here as well too. Beautiful looking car. Morning, Dan. Morning, how are you? The beautiful yellow Boss 302 70 model as well too. Take you down here as well. Hope you're enjoying these videos. Saying hi to everybody, Roberto, Manuela, Mustang Brazil, Felix in Malta, everybody in America as well too. So here we have a Boss 302. Hi Mustang Brazil. A beautiful 69 Boss 302. So these two blue cars, his father and son Andre, just previously that I interviewed, Andre has got the beautiful registry happening here. He's taken over. He's another Boss 302, and this is his son's car as well too. This is Andre's car. This is the father, Andre, and basically this is Daniel's car. And believe it or not, Daniel's friend Daniel owns this beautiful yellow Boss 302. So three Boss 302s here, as you can see. So just taking you over to this early model 71 Mustang Mach 1. Beautiful 351, and it's for sale as well too. Good morning Sully, how are you? Mustang Sully, hi. So as you can see, quite a few cars on display here, having a great time. Easily about 70 cars on display here, just a casual meeting, just a get together. 70 model Boss 302 as well. Anyway guys, I'll leave it at that for the moment. Hope you enjoy this little video, and greetings from Australia, and all the best. And I hope you enjoyed it. So bye for now, and all the best. Bye from Melbourne, Australia. It's been John just getting by with 9 kids. Ragazzi, oggi non sapete che cosa vi presento. Mi sento come un bambino in un negozio di giocattoli. O forse mi ricordo quando andavo con mia nonna a prendere le giuggiole, no? Che vedi tutti quei dolci e perdi la testa. Questo, ora, invece, a parte come se fosse il negozio delle giuggiole, ma è veramente la mia passione. Siamo in un posto straordinario, a Enduro Republic. Cominciamo a farvi vedere qualcosa, perché veramente chi vive la passione come la vivo io, dentro questo posto che trasuda, ma trasuda emozioni, sudore, puzza di benzina, ricordi, guardate, veramente ve lo voglio far vedere. Cerchiamo un attimo di inquadrare e capire bene la situazione della location dove siamo, perché
Questa è la parte come se fosse della clubhouse di questo posto, ma vedete le moto, cioè io vivrei qua. Mi metterei sdraiato anche per terra, vicino alla moto, assolutamente, a sognare ogni secondo. Per cui veramente un posto ricco di emozioni, straordinario, guardate, guardate, fai vedere veramente. Poi, siccome io sono per tutti i tipi di moto, qui stiamo parlando della passione, non stiamo parlando di BMW, Triumph, Yamaha o altre cose, ma sempre dentro anche in questa situazione, guardate qua, chi c'è? Ma chi c'è? Ma chi c'è? Ma chi c'è? Max Brun, ma guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Ma ragazzi, ma io non lo so, spero di trasmettervi il sorriso, la felicità che provo in questa situazione. È veramente una cosa straordinaria. Io non so dove girarmi, perché anche se mi metto qua, faccio lavorare qua, e dico datemi una birra, e davanti, guardate, tutte le moto. Sono moto dappertutto. Come fai a girarti o a non essere felice ogni volta che prendi uno spunto in una situazione? Ma guarda qua, guardate i quadri, guardate le lampade, fai vedere anche il soffitto, cazzo che bello anche questo, guardate che meraviglia, una cosa straordinaria. Ma vedere straordinario in un posto del genere è poco. E poi c'è anche un'altra cosa, se avete notato, vecchia scuola, perché ci sono i muri rovinati, guardate le cornici, guardate le lampade, guardate i divani di pelle di una volta, cazzo, rotti, perché qua la gente ci ha passato nottate a parlare di moto, a vivere di emozioni, a vivere delle nostre passioni. Questa è la passione, non c'entra qua, siamo vecchia scuola, nuova scuola, siamo induristi, siamo persone che amano le moto, solo e unicamente quelle. E poi, attaccato al discorso della clubhouse, abbiamo anche, scusate il fiatone, ma sono veramente felice, l'officina, c'è tutto. Entri, ti sporchi perché è bellissimo andare a fare enduro nei campi, prendi le lance, lavi la moto, lavi te stesso, butti lì il giubbotto, ti sdrai su questi divani meravigliosi, arrivano persone che come te hanno fatto la stessa cosa, la stessa strada, parli continuamente delle passioni e al balcone, quando vuoi, ti bevi una bella birretta, che è la cosa che piace a noi. Questa è un'anticipazione di tante cose che poi parleremo di Enduro Republic, di viaggi e di gente. Per cui veramente con orgoglio e col cuore pieno d'amore per la nostra passione, il nomade del Rules. A chiusura di puntata passiamo video. Video degli Iron Maiden. Tre volte ci cantano King of Metal. Video molto interessante e molto bello. Guardatelo perché merita. Vi saluto a tutti, anzi ciao a tutti. Ok? Alla prossima.
Christ!